In collaborazione con Trade Center Genova, il vostro ufficio è pronto. Genova, AC Hotel, Caffè 900, ben ritrovati cari amici al Talk Show del Lavoro in questa puntata in cui avremo tre ospiti, uno diverso dall'altro, partendo dalla riunione Industrie Alimentari che ci parlerà del settore ittico, dei prodotti ittici, poi un commercialista con la figura, col mestiere del consulente commercialista allo studio Cinaglia & Partners e chiuderemo con la GMI Servizi Sanitari, assistenza sanitaria privata a domicilio. Allora con l'aiuto della nostra regia cominciamo a parlare di mare. Caffè 900 torniamo a parlare del mercato dei prodotti ittici e abbiamo deciso di farlo con Riunione Industrie Alimentari, un'azienda tutta genovese. Qua con noi il dottor Andrea Coppola. Buongiorno. Che ringrazio per essere in nostra compagnia. Innanzitutto, chi siete? Riunione Industrie Alimentari, questa azienda che da Avegno si è da poco trasferita a Genova. Ma è un'azienda che è stata fondata da mio padre 25 anni fa circa, e che è cresciuta pian pianino nel mondo degli ittici, soprattutto gli ittici affumicati. Prima, fino a 3 anni fa, eravamo ad Avegno, la struttura è diventata troppo piccola e di conseguenza ci siamo trasformati qui a Genova, in particolare proprio a Molassana. Quando la struttura diventa troppo piccola è segno che il business diventa un po' più grande, questo è un bel segnale comunque. Ma devo dire la verità che, grazie a Dio, noi abbiamo avuto un trend sempre in crescita, anche quest'anno tutto sommato il trend viene confermato. Abbiamo sempre fatto dei passi molto attenti e di conseguenza non abbiamo fatto mai delle operazioni a rischio. Siete riusciti a mantenere tra l'altro tutto il personale? Diciamo che tutto il personale ci ha seguito. Pur abitando ancora nella valle di Recco, ci ha seguito volentieri e noi abbiamo volutamente cercato di mantenere integro il personale, perché un'azienda piccola come la nostra si fonda su un rapporto molto particolare che si sviluppa con il personale, che praticamente fa parte della nostra grande famiglia. Un'azienda che distribuisce il proprio prodotto con grande forza nel canale GDO soprattutto. Sì, noi siamo molto ben distribuiti nella grande distribuzione, soprattutto nel settore degli ipermercati, e in effetti abbiamo una penetrazione di quasi l'85% della GDO in Italia. E pian pianino adesso ci stiamo anche allargando nel settore dei grossisti, che comunque per il nostro tipo di prodotto rappresenta un mercato anch'esso molto interessante. Anche Horeca comunque? Sì, anche Horeca, tramite il catering siamo presenti. A questo proposito abbiamo un'azienda particolare che si chiama La Riunione del Tiguglio, che teoricamente dovrebbe operare solo sul Tiguglio, ma in realtà opera anche molto su Genova, che fa proprio questo servizio, cioè distribuisce i nostri prodotti e anche altri nel settore Horeca, cioè soprattutto la ristorazione e i bar. È un prodotto di qualità di che fascia? Medio-alta o alta? No, secondo me il nostro prodotto ha un ottimo rapporto qualità-prezzo. Sicuramente puntiamo molto sulla qualità e infatti ci è riconosciuta abbastanza da tutte le persone con cui noi lavoriamo. Non è una qualità esageratamente costosa, tanto è vero siamo distribuiti, come dicevo prima, nella grande distribuzione in modo molto uniforme. Il prodotto da dove arriva normalmente? Ma il prodotto principale, che poi è il salmone affumicato insieme col pesce spada e il tonno affumicato,
Dicevo, il salmone affumicato viene soprattutto dalla Danimarca e dalla Scozia, dove i nostri produttori producono un prodotto a nostro marchio, su nostre specifiche, e sono produttori consolidati nel tempo. Selezionati da voi, naturalmente. Eh sì, sono selezionati ormai da molto tempo, mentre invece ad esempio il pesce spada e il tonno affumicato lo prendiamo in Spagna, da produttori anche questi selezionati che lavorano su prodotti che poi attribuiscono subito il nostro marchio e con i quali noi veniamo distribuiti parecchio. A questo proposito curate molto anche il packaging che trasferisca proprio la qualità anche nell'immagine. Eh sì, perché diciamo che questo tipo di prodotto è un prodotto che viene acquistato un po' d'impulso, di conseguenza secondo noi è molto importante che la confezione sia accattivante, proprio perché il salmone non è un salmone affumicato, così come il pesce spada, comunque il carpaccio di polpo, eccetera. Non sono prodotti da uso quotidiano. Di prima necessità, diciamo. Esatto, di conseguenza è importante che la persona sia attratta dalla confezione e poi ovviamente possa riscontrare la bontà del prodotto una volta che apre e lo consuma. Siete molto attenti alle novità, alla ricerca sul prodotto. Qual è la novità? Quali sono le novità più ultime? Ma noi siamo molto attenti alle novità e all'innovazione, soprattutto sui prodotti, perché è un po' il nostro marchio distintivo. Andiamo a cercare un po' in tutti i paesi del mondo dei prodotti un po' particolari che possono essere apprezzati nel mercato italiano. Ultimamente abbiamo introdotto 4 tipologie di salmone affumicato, tagliato in una forma un po' particolare e aromatizzato ad esempio al papavero piuttosto che al coriandolo piuttosto che all'aneto, eccetera. Ultimamente abbiamo anche introdotto il branzino l'orata affumicati, prodotti molto interessanti, così come in passato avevamo introdotto ad esempio la polpa di granchio dal Cile e la polpa di riccio sempre dal Cile. Diciamo che noi siamo sempre alla ricerca di questi prodotti un po' innovativi che vengono, devo dire la verità, spesso molto ben apprezzati dal mercato italiano. Bene, dottor Coppola, Riunione Industrie Alimentari, questa azienda che lavora così da tanti anni storicamente nel settore del prodotto ittico, qual è lo stato di salute in Italia in particolare di questo mercato? Ma il mercato del, in particolare il salmone affumicato, è un mercato che è comunque in crescita. Nonostante chiaramente la crisi abbia colpito tutti i mercati, anche alimentari. È un bene di lusso oggi, secondo lei? No, non è più un bene di lusso, tant'è vero che è stato introdotto nel paniere dei prodotti, degli Istat, e di conseguenza è stato recepito come un prodotto d'uso comune sostanzialmente. E in effetti è facilmente rapportabile a quello che è il costo di un prosciutto. Certo. Di conseguenza è un prodotto assolutamente comune. Quindi dicevamo invece, tornando al discorso del mercato, sta crescendo? Sì, il mercato sta crescendo, ovviamente ha avuto una frenata questa crescita, visto il problema della crisi attuale, però devo dire che il salmone di suo è un prodotto che sta sempre maggiormente avendo successo sui piatti delle case italiane, in quanto è un prodotto che sostanzialmente non ha scarto, è molto gradevole, ha anche dei buoni livelli di proteici. Di facile consumo, oltretutto. Assolutamente, di facilissimo consumo, è subito pronto e anche come gusto, è un gusto che normalmente piace a tutti. Ecco, a proposito di questo, fa bene anche ai bambini? Ma diciamo che è ricco di omega 3, ecco. Di conseguenza è un elemento che fa bene ai bambini, penso, così come in generale tutti i prodotti a base di pesce. Oltre al salmone, quali sono i prodotti che adesso stanno andando per la maggiore? Ma diciamo che molto bene sta andando anche il tonno affumicato, anche il pesce spada affumicato, e ultimamente ha preso piede anche il carpaccio di polpo,
che non è altro che il polpo pressato, lessato e fatto a fettine. Di conseguenza è un prodotto anche quello pronto, immediatamente consumabile. Anche per la ristorazione deve essere molto comodo. Sì, anche per la ristorazione in quel caso viene venduto in confezioni da circa un chilo, in salsicciotti, che poi dopo la ristorazione affetta e propone al cliente volta per volta. Certo, e sì, poi a volte anche la comodità di consumo che fa vincenti questi prodotti. Tutti questi prodotti sono prodotti che vengono facilmente consumati e utilizzati anche dai single, che oggi sono sempre di più e di conseguenza si trovano molto comodo a utilizzare un prodotto come questo. Secondo lei la crescita di questa azienda in particolare, di tutto il settore, ma di questa azienda in particolare, è dovuta a proprio alla continua volontà di evoluzione, di evolversi? Sì, io credo che il merito principale è quello di essere molto attenti alle richieste del mercato, a fare diciamo degli sviluppi con la massima attenzione a quelli che sono i gusti del mercato e senza pretendere di imporre certi prodotti che in realtà a volte sono in contrasto con quelle che sono le esigenze della consumatrice, del consumatore. Ecco, voi se non sbaglio siete anche all'interno di Confindustria, sì, qui a Genova. La situazione italiana la conosciamo bene. Secondo Riunione Industrie Alimentari cosa si può fare per venirne fuori? Ma sicuramente le ultime disposizioni che sono state recentemente varate dovrebbero aiutare molto. Sono molto interessanti. Sì, sono molto interessanti. Io punto molto sempre sulle semplificazioni. Io trovo che questo aspetto sia non troppo valorizzato e invece secondo me è uno degli aspetti più importanti. L'imprenditore deve pensare a produrre e a vendere. Non può essere impegnato così tanto come oggi a dipanare problemi di ordine burocratico. Tutto questo all'estero non succede. La burocrazia e l'amministrazione italiana purtroppo rappresentano effettivamente un freno allo sviluppo dell'imprenditoria italiana. Speriamo che questo governo abbia voglia di cambiare questo tipo di atteggiamento. Secondo me è uno degli elementi più importanti. Benissimo, allora grazie ancora a Riunione Industrie Alimentari nella persona del dottor Andrea Coppola per essere stato nostro gradito ospite. Noi a Caffè 900 adesso andiamo avanti con un'altra storia, quindi lasciamo che la nostra regia introduca il prossimo ospite. Caffè 900 per la prima volta la figura al mestiere del commercialista, ne parliamo con Studio Cinaglia & Partners, è con noi proprio Francesco Cinaglia che ringrazio per essere con noi. Grazie a lei. Che studio è questo Studio Cinaglia & Partners? È uno studio come tutti gli altri, come tanti altri o qualcosa di più? Diciamo che nel suo insieme è uno studio come tanti altri, ci occupiamo di seguire le aziende, ci occupiamo di seguire i privati. Stiamo cercando di dare un taglio diverso, più innovativo, che vada a corrispondere alle nuove esigenze che si trovano ad affrontare le imprese. Cerchiamo di affiancare l'imprenditore in un percorso di crescita, quindi ci proponiamo come dei consulenti capaci di affiancare l'imprenditore nei suoi percorsi, nelle sue scelte, sempre più difficili. La congiuntura attuale sicuramente richiede di avere della professionalità che possa mettere l'imprenditore di fronte a delle possibilità da cui emergere l'azienda. E tutto questo lo possiamo fare grazie a un grosso sforzo fatto nei confronti dei collaboratori. Lo studio è composto da 22 persone, oltre a me. Ci sono diversi professionisti in ambito fiscale e societario, ma ci sono anche dei consulenti del lavoro. Quindi siamo in grado di affiancare l'imprenditore in modo globale. Questo è un concetto che abbiamo un po' preso dalle esigenze e dagli altri mercati, dove è l'azienda al centro di quello che è il nostro lavoro. Noi siamo a disposizione dell'azienda proprio per accompagnarla in questo percorso. Di che cosa ha bisogno oggi un imprenditore Cinaglia in tempo di crisi? Allora, da un commercialista naturalmente. Allora, in realtà dobbiamo sicuramente adempiere a quelli che sono
gli obblighi fiscali, societari, quindi gli adempimenti, ma questo è un po', diciamo, una figura che è stata superata dal consulente. Noi ci proponiamo come dei consulenti. L'attività del commercialista è un'attività che è sempre più presente nelle imprese. Il commercialista affianca, è il custode di molte verità dell'imprenditore. Noi dobbiamo però aiutarli a fare diventare queste verità condivise, dobbiamo dargli la possibilità di porsi sul mercato in modo innovativo e quindi fare la figura del consulente che affianca l'imprenditore, ma e non solo limitarsi a fargli un mero conteggio di quello che devono essere gli obblighi tributari, indispensabili, importanti, ma non alla base dell'impresa. Ci si lamenta forse troppo spesso, anche ingiustamente, ma della poca presenza del commercialista nella nostra vita. Si fa vivo, come dire, quando c'è da pagare qualcosa. Voi cercate in questo senso di farvi più presenti con i vostri clienti? Noi di questo ne abbiamo fatto un vanto. Noi abbiamo una programmazione dove incontriamo il cliente almeno 4-5 volte all'anno su nostra richiesta. Facciamo un punto, diciamo, iniziale, un budget previsionale di quello che deve essere l'andamento. E questo è tutto sommato anche abbastanza facile. Le imprese hanno una storicità a cui fare riferimento e durante l'arco, diciamo, dell'anno si possono verificare le evoluzioni, le modifiche. Quindi c'è un grosso lavoro fatto insieme all'imprenditore, che poi è il portatore di queste informazioni, con cui raffrontarsi e chiedere se quello che si era fatta la previsione è quello che si andrà a realizzare. Questo è molto apprezzato dalla nostra clientela perché, diciamo, quell'assistenza e quella consulenza di cui l'imprenditore ha sempre più bisogno. Cosa invece secondo lei non è giusto chiedere a un commercialista? Non è giusto chiedere quegli artifici che molto spesso si vorrebbero mettere in atto per avere dei benefici. C'è una grossa sensibilizzazione da parte dell'Agenzia delle Entrate ad evitare quella che viene chiamata l'elusione, cioè la messa in pratica di operazioni che portano dei benefici nei confronti delle imprese, ma questo a danno del fisco. Anche qua bisogna sapersi muovere, perché è facile fare un'elusione, ma è altrettanto facile mettere in pratica degli accorgimenti, delle attenzioni che possono permettere all'imprenditore di risparmiare senza che questo lo metta in una condizione di sbagliare nei confronti del fisco. Quindi è giusto chiedere al commercialista di poter risparmiare, ma nel modo corretto. Assolutamente sì, ma questo richiede una programmazione e non è dato all'improvvisazione, cosa che molto spesso avviene invece, purtroppo. Studio Cinaglia and Partners, chi sono questi partner? Beh, diciamo una cosa, che il partner siamo io e un altro investitore che abbiamo creduto in questo percorso. Oltre, io ricordo sempre mia moglie, che è, diciamo, il soggetto che maggiormente mi aiuta, ma i partner in realtà io vedo tutti i miei collaboratori dello studio. Io non potrei essere nulla se non grazie all'impegno costante che i miei collaboratori mi permettono, sia professionisti ma anche non professionisti, nel poter crescere quotidianamente. C'è un grosso lavoro su di loro, perché questi possono anche rispondere direttamente alle esigenze dell'imprenditore stesso. La formazione credo che sia la base di ogni preparazione. Noi parliamo di formazione scolastica, ma io credo che sia una preparazione specifica, professionale, e la capacità di lavorare in gruppo. Noi stiamo lavorando tanto per creare un gruppo di persone capaci di porsi nei confronti del cliente in modo univoco. Inoltre, dato che bisogna andare a cercare di trovare delle soluzioni che siano globali, ho una struttura, una società con cui collaboro, la quale mi aiuta ad intervenire in quelle materie che non sono di mia di sua competenza. Di competenza, esatto. Francesco Cinaglia, parlavamo di questi partner. Prego. Ma allora, non possiamo essere dei tuttologi, è una figura che troppo spesso ci viene accreditata. Bisogna essere capaci di affiancarsi con delle professionalità in grado di far fronte alle esigenze. Questo vuol dire essere capaci di interloquire correttamente con degli avvocati, con esperti in materie anche informatiche, quello è tutto ciò che è innovativo. E questo lo riusciamo a fare in collaborazione con una società che si chiama Outsourcing Consultant, con cui collaboriamo proprio per cercare di risolvere i problemi a 360 gradi all'imprenditore. Quindi conoscere i propri limiti e sapere dove potersi far aiutare da chi è più esperto. Ma assolutamente, credo che questo sia una costante nella vita di ognuno di noi, sapere quello che può fare, altrimenti corre il rischio
di iniziare un percorso che non è in grado di portare avanti. Noi soprattutto che abbiamo la responsabilità nei confronti di chi ci si affida a noi, per un discorso fiduciario, per un discorso di responsabilità, dobbiamo essere garanti del buon risultato, e questo lo possiamo fare solo rivolgendosi a interlocutori affidabili e professionali. Ecco, a proposito di rapporto fiduciario fra voi e il cliente, quanto è vero questo e quanto dovete fermarvi a un certo punto nel non essere gli avvocati difensori fino, diciamo, all'infinito dei vostri clienti? Allora, diciamo, il segreto professionale ci aiuta. Noi dobbiamo conoscere qual è l'intento finale dell'imprenditore. Oggi, sempre più nel ruolo istituzionale del commercialista, dobbiamo essere capaci anche a dire questo non si fa, e quindi discostarci da un imprenditore che tutto sommato vuol percorrere una strada che non è corretta. Ci sono delle responsabilità anche di tipo penale, quindi il buon professionista oggi sa anche quando è il momento di dire non è il caso di seguire il cliente nel suo percorso. Non per entrare nel campo politico, che non è materia di Caffè 900, però tant'è, in questi giorni sta arrivando, è arrivato ormai il nuovo decreto del cosiddetto fare, no, di questo governo, dove sembra che si stia un po' limitando questa situazione di guardianaggio più che altro dello Stato. Questo può essere positivo, secondo lei, nella lotta all'evasione, che sia una lotta all'evasione più giusta? Allora, ci deve essere maggiore razionalità, non si può colpire in modo indiscriminato qualsiasi soggetto. Le armi che ha l'Agenzia delle Entrate sono armi che potrebbero dare i frutti, forse non sono ben utilizzate. Io probabilmente suggerirei all'Agenzia delle Entrate di andarsi a concentrare maggiormente in quegli spazi dove sanno di poter eventualmente intervenire, e lasciare più spazio invece a quegli imprenditori che oggi stanno cercando di sopravvivere anche con molta fatica, e che tutto ciò che gli viene dato come un'opportunità non è un'opportunità solo di crescita, ma di rinascita, perché oggi le imprese devono rinascere da quello che era un torpore che le è, diciamo, irrigidite negli ultimi 2-3 anni. Cinaglia, il vostro è uno studio moderno e funzionale, come si suol dire in questi casi. La figura del commercialista, nel vostro caso del professionista, è proprio quella, forse ancora di più, dell'imprenditore. Quanto è il confine, quanto è sottile? Io oggi mi sento più imprenditore che professionista. Noi siamo certificati ISO 9000, dobbiamo dare dei risultati in termini di organizzazione. Quindi mi sento un professionista perché nell'animo sono un professionista, ma sto guardando alle nuove opportunità in modo imprenditoriale per cercare di poter accogliere le nuove proposte che mi potrebbero arrivare da qui ai prossimi anni. Voi vi occupate anche di formazione dei vostri clienti, tra virgolette, o del vostro staff? Internamente noi facciamo della formazione interna continua. Io faccio della formazione continua e abbiamo iniziato un percorso con i nostri clienti in cui vengono riuniti periodicamente affinché gli vengano fornite quelle notizie utili che, diciamo, le norme mettono a disposizione. Abbiamo un sito dove quotidianamente c'è una rassegna stampa e mensilmente vengono messe a disposizione delle circolari dove loro possono consultare tutte le novità. L'utilizzo dei nuovi media, dei nuovi sistemi informatici, quindi sta impattando anche sul vostro lavoro? Deve, io tra le altre cose sto cercando di sperimentare un nuovo sistema legato all'archiviazione elettronica che permette quasi la registrazione delle fatture in modo automatico, cioè bisogna cercare di trovare dei nuovi sistemi che permettono di risparmiare anche nei confronti dell'imprenditore. Io ho iniziato già da un paio d'anni una campagna dove con l'ausilio e la collaborazione dell'imprenditore riesco a proporre le buste paga a un costo nettamente inferiore, proprio perché il lavoro viene ripartito. Questo ottenendo comunque un risultato professionale di qualità, ma con un risparmio reciproco. Benissimo, allora io ringrazio Francesco Cinaglia, che è partito dicendo di essere uno come tanti, ma come tanti forse non mi sembra. Studio Cinaglia Grazie. And Partners, per essere stato a Caffè 900. Noi continuiamo con il prossimo ospite, che ci parlerà di un altro mondo altrettanto importante, ed è quello dell'assistenza a domicilio, dell'assistenza sanitaria privata. Andiamo a vedere. We'll be right back.
Chiudiamo questa puntata di Caffè Novecento parlando di sanità, sanità privata in particolare. Lo facciamo con la GEMI Servizi Sanitari, che è un'azienda genovese che si occupa di assistenza a domicilio, soprattutto per le persone più anziane. Ringrazio per essere con noi il dottor Giuseppe Palombi. Buongiorno. Che vorrei ci parlasse della GEMI partendo dal gruppo GEMI. Il gruppo GEMI è presente da diversi anni e si è sempre occupato del settore immobiliare. Da un anno a questa parte abbiamo voluto diversificare i nostri servizi e indirizzandoci verso questo tipo di settore. E l'idea ci è venuta da questo particolare momento che sta affrontando l'Italia e non solo, in cui la spesa pubblica e i servizi pubblici sono sempre più carenti e sempre meno accessibili alla popolazione. E quindi l'idea è stata quella di un'azienda di servizi, sì, che diventasse servizi per quanto riguarda la sanità. Sì, servizi per quanto riguarda, ecco, servizi per la sanità, appunto, a domicilio principalmente. Quindi cosa vuol dire l'assistenza di vostre professioniste, mm-hmm, infermiere o, sì, badanti anche? Infermieri, fisioterapisti, badanti, figure parasanitarie. Ecco. Che sono uomini e donne? Sì, sono uomini e donne. Ok. Si svolge principalmente a domicilio. Sì. A domicilio dell'utente, del paziente. E persone autosufficienti? Ma dipende, ci rivolgiamo a persone sia autosufficienti che non autosufficienti. Nel senso che persone non autosufficienti con un'assistenza più continuativa nel tempo. E mentre a persone autosufficienti anche piccole prestazioni come può essere un prelievo, una medicazione, un'iniezione. Quanto personale impiegate in questo? Quante persone esattamente? Dipende, perché a seconda delle richieste che abbiamo ecco, un nostro database in cui abbiamo i nominativi dei nostri professionisti, ecco. Che possono essere, come le dicevo prima, infermieri, fisioterapisti, badanti, a seconda delle necessità noi li contattiamo. Può funzionare come un pronto intervento anche? Sì, siamo attivi 24 ore su 24. Ecco. E spesso le telefonate che ricevete sono richieste di aiuto o a volte magari anche di una voce amica che possa passare un po' di tempo semplicemente, sì, al telefono? Sì, quello è fondamentale anche, il nostro lavoro è anche quello di supporto. Ecco, l'assistenza privata versus l'assistenza pubblica, senza beccarci querele da parte di nessuno, quali sono le differenze? Beh, le differenze ce le abbiamo sotto l'occhio tutti i giorni, purtroppo. E abbiamo un servizio sanitario che nonostante sia uno dei migliori del mondo, ma anche uno dei più cari del mondo, e poi con questa situazione qui sfavorevole non riesce a dare tutto a tutti. E quindi ecco lì che entra in gioco l'assistenza, la sanità privata, che può essere ecco, a domicilio, nelle strutture private. Questo non vuol dire che il Servizio Sanitario Nazionale appunto sia carente o sia... È solo che, giustamente... È solo che oggi come oggi, e sicuramente andando in là con i tempi, riuscirà a dare via via sempre di meno. Di meno, certo. Sarà sempre meno accessibile. Noi siamo sempre di più. Noi siamo sempre di più, la popolazione italiana invecchia. Ecco. E quindi... È sempre più una necessità. È sempre più una ecco, necessità, sì. E poi a domicilio... Sì. La sanità pubblica a domicilio, sì, non è molto presente nel territorio, ecco, certo. Prendiamo una regione come la Liguria, certo, sì, però non riesce a raggiungere tutta la popolazione, quindi è lì, e lì intervenite voi. È lì che il nostro ecco, gruppo si può inserire e si inserisce in questo tipo di attività qui.
Benissimo. E dicevamo appunto la differenza fra il sistema sanitario nazionale e il sistema sanitario privato. State avvertendo anche voi questa discrepanza e questa difficoltà, questo problema sociale, sì, dove le persone giovani della generazione più giovane devono assistere ai propri anziani, rinunciando a volte a lavorare. Sì, è un problema comune che oggigiorno si verifica frequentemente, quello che i figli e nipoti si debbano far carico dei propri cari, nonni, zii. Questo perché aumenta l'età media. Aumentando l'età media fa sì che le patologie cambiano, si assiste a un'incidenza di patologie neurodegenerative che quindi durano, hanno un arco temporale ampio, più lungo. E i servizi pubblici arrivano fino a un certo punto. Dove non arrivano sono i figli, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista pratico, si devono far carico dei loro cari. È molto costoso avere un'assistenza domiciliare? No, sia per quanto riguarda interventi brevi che assistenze più lunghe che richiedono più ore nell'arco della giornata, il costo non è altissimo. E poi tutte queste spese qui si possono tutte scaricare. Quindi sono detraibili poi fiscalmente? Sì, fiscalmente sono detraibili. Ecco. Ci sono delle agevolazioni, immagino. Ci sono delle agevolazioni. Ecco, Jamie, Servizi Sanitari è un'azienda che si sta avvalendo di professionisti abili, di professionisti già capaci per questo tipo di attività. Sì, tutti i nostri professionisti, che siano infermieri, fisioterapisti, anche figure professionali diverse come quanto potrebbe essere una badante, certo, oppure un OSS, un operatore sociosanitario. E quanto sono importanti queste figure a livello sociale? Ma oggi come oggi la loro importanza aumenta a dismisura. Cresce. È un mestiere che vogliono ancora fare gli italiani? Vi avvalete anche di membri non italiani? I nostri operatori, sì, ce ne sono molti italiani, ma anche molti comunitari. Altrettanto capaci, tranquillamente. Sì, assolutamente. Non è detto che un operatore non italiano sia meno rispetto a un italiano, assolutamente no. Però il ruolo nella società di queste figure aumenta sempre di più in virtù del fatto di tutte le cose che abbiamo parlato finora. Benissimo, allora io ringrazio per questa intervista Jamie Servizi Sanitari il dottor Giuseppe Palombi in particolare. Vi ricordo che tutti i nostri appuntamenti li potete trovare anche sulla pagina Facebook. Per chi lo voglia, per chi ha un'attività, un'impresa, un lavoro, qualunque esso sia, ma se ritenete che sia interessante raccontarne la storia e le caratteristiche, vi invito a scriverci una email agli indirizzi che vedete in sovraimpressione grazie alla nostra regia. La nostra redazione li valuta e nel caso vi contatta per parlare insieme di questa possibilità per partecipare appunto a Caffè 900. Vi invito a prenderlo in considerazione. Ringrazio l'AC Hotel di Genova per averci ospitato in questa nuova puntata genovese e naturalmente tutti voi che ci avete seguito, un buon proseguimento di giornata. In collaborazione con Trade Center Genova, il vostro ufficio è pronto.